Buonasera, benvenuti a Replay dello studio centrale di TV6. Dopo la maratona sulle elezioni da questo studio che vi hanno tenuto compagnia fino a stanotte, torniamo a parlare di calcio come ogni lunedì sera all'indomani del pareggio conquistato dal Pescara a Foggia. Il Pescara tornerà in campo lunedì prossimo nel posticipo di Crotone. Il pareggio di Foggia è stato valutato da qualcuno in maniera positiva perché è un punto che è arriscata anche la pesante sconfitta con il Brescia. Altri invece valutano un piccolo passo in avanti, ma per blindare i playoff ci vuole ben altro. Sentiremo gli umori in questo studio. Vado a presentare gli ospiti di questa puntata. Qui alla mia sinistra ho Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo, ben rivisto. Di fronte a me abbiamo il docente di psicologia dell'Università di Chieti e Pescara, il dottor Pietro Litero. Buonasera Pietro, ben ritrovato. Al centro abbiamo il nostro baffo Antonio De Leonardis. Buonasera Totò. Buonasera, buonasera. L'altro compagno di viaggio, Francesco Di Francesco. Buonasera, buonasera Francesco. E poi l'altro collega, Luca Pennese. Buonasera Luca. Vado a salutare in regia Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico e buonasera a tutti gli amici da casa. C'è un posticipo, è iniziato da poco questo posticipo che chiude la giornata di campionato, 0-0 al secondo minuto tra Venezia e Lecce. Lecce che è una squadra che si trova proprio a un punto dal Pescara, dunque un anticipo che seguiremo con grande attenzione. Però la notizia di quest'oggi, siamo ai fatti più attuali, la notizia che scuote la Serie B arriva da La Spezia, perché c'è un'inchiesta che ha portato sostanzialmente all'azzeramento dei vertici dello Spezia Calcio, perché il GIP del Tribunale di La Spezia ha inibito l'amministratore delegato Micheli e il presidente Chisoli per fatti contestati relativi a immigrazione clandestina e poi a tesseramenti fittizi di giovani nigeriani per ottenere delle plusvalenze. Quindi inibizione per un anno per entrambi i vertici dello Spezia Calcio, vedremo poi se ci saranno conseguenze ulteriori. Altre notizie, ma più sportive, arrivano da Verona. Dopo il pareggio deludente di ieri sera contro il Crotone, la società ha deciso di dare ulteriore fiducia al tecnico Fabio Grosso, che resta confermato, ma da giovedì la squadra andrà in ritiro per preparare la trasferta di domenica proprio contro lo Spezia. Chiudo con un'ultima notizia che riguarda la Serie D e riguarda un personaggio che non lascia indifferenti a Pescara, Federico Giampaolo, che è stato esonerato e non è più l'allenatore dell'Avezzano Calcio. A te. Grazie Andrea per tutte queste informazioni. Allora, tra poco sentiremo anche le dichiarazioni del tecnico Pillon e del portiere Fiorillo, che ha detto cose interessanti dopo la partita di Foggia. Costantini poi ci aggiornerà su Venezia-Lecce. Rivedremo anche i due episodi più importanti, il rigore dato al Pescara su Mancuso e il rigore non dato al 93esimo alla Pescara su Brugman. Allora, prima di sentire l'allenatore del Pescara, un primo giro breve con i nostri ospiti, perché ripeto, questo pareggio di Foggia viene visto con double face dai tifosi del Pescara. Antonio De Leonardis, come valuta questo pareggio di Foggia? Ma lo valuto come un piccolo passo avanti, insomma, non è un Pescara che è soddisfatto in pieno, però tra l'altro erano queste novità anche di formazione, le aspettavamo da tanto, credo che l'esperimento... Allora intanto ti dobbiamo dare subito ragione, perché sì, lunedì stavolta... scorso tu avevi detto, cambierà. Dopo i 45 minuti di prova, cambio di modulo nella partita precedente con le Brescia, avevi detto vedrete che questa volta Pillon cambierà modulo dal primo minuto. Così è stato. Sì, è andata così, me l'aspettavo, voglio dire, anche perché per quello che aveva fatto durante la partita, proprio quella pareggiata, bella persa col Brescia, insomma, come ha cercato di cambiare la squadra, era tempo, insomma, che lui provasse a fare qualcosa di diverso. A mio avviso, insomma, è stato abbastanza positivo, come con varie cose ovviamente da migliorare, ma soprattutto da lavorarci. Questo chiama in causa soprattutto il tecnico. Dopo analizzeremo sì, i vari esatto, dettagli. Esatto. Però dal punto di vista, insomma, intanto
della ritrovata, anche di uscire da quel momento così difficile dopo la partita di Brescia, col Brescia serviva una scossa di questo tipo. Alla fine è stata una partita che Pescara, soprattutto nella prima mezz'ora, l'ha giocata a mio avviso molto bene e poi è andato un po' nel pallone quando ha subito il gol, però c'è stata anche una reazione. Insomma, è stata una partita, era abbastanza difficile, che può segnare l'inizio di un nuovo percorso, a mio avviso. Ovviamente ritoccando varie cose, ti dico subito quello no, che... No, lo diciamo dopo, se no apri pista per gli altri, non hanno molti argomenti, quindi potrebbero legarsi no, giusto, al tuo... Allora do un suggerimento. Subito. Ma te sembra subito. No, do che solo un piccolo suggerimento, sì. Nel senso non che... abbiamo argomenti. No, non è vero, non è vero, non è vero, assolutamente no, è una provocazione. No, quello volevo dire, quello che intanto emerge, su cui dovrebbe lavorare questa squadra a prescindere dal modulo, è il fatto che questa squadra fa una fatica da matti a fare gol. Sì. Nelle quattro partite disputate nel giro di ritorno è la squadra che ha segnato meno assieme alla Cremonese, cioè due gol di cui uno sul rigore e uno inutile perché la partita era persa. L'unica segnata di meno è l'Ascoli, che però ha giocato due partite in meno. Per cui, insomma, sicuramente è un dato il segnale forte è su come lavorare per migliorare questa... Abbiamo titolato questa sera il Pescara sfoggia carattere, perché lo stesso Pillon ha evidenziato questo aspetto a fine partita. Lui aveva detto alla vigilia in conferenza stampa: voglio una squadra che tiri fuori gli attributi. Sotto questo profilo la squadra non ha deluso. È d'accordo Pietro Literio? Sì e no, vorrei fare un ragionamento un po' più ampio, perché quando diciamo carattere, io penso che con la provocazione di Pillon dovete tirare fuori gli attributi, ha utilizzato un altro termine ben più forte, ha prodotto una reazione, ma non ha risolto il problema. Ha solleticato l'orgoglio dei giocatori che hanno risposto, però la condizione mentale ottimale è tutta un'altra cosa e bisogna lavorarci in un modo diverso, che non è la semplice provocazione del momento. Quindi questa può essere una reazione, ma non duratura. Cioè, quindi tu cosa ti aspettavi di diverso in base a quello che ha detto Pillon? No, come dire, pronto soccorso, come intervento d'urgenza può andare anche bene, ma se non si fa un lavoro sulla preparazione mentale, sulla condizione mentale di tutta la squadra e dei giocatori, il Pescara non andrà lontano, perché manca proprio questo aspetto, la condizione mentale. Ti posso aggiungere una cosa a volo? Non voglio dire, secondo me dovete lavorare sull'aspetto tecnico più che sull'aspetto mentale. Poi... Vabbè, è un'idea mia, poi la priorità qual è, l'aspetto mentale o l'aspetto tecnico? No, ti rispondo, Totò. Secondo me tecnico, secondo me mentale. No, ti rispondo, perché secondo me il livello di questa B in particolare è medio-basso, quindi con i giocatori che hanno il Pescara potrebbe vincere tecnicamente a mani basse, ma ci vuole la testa. No, ma quando parlo di tecnico, parlo di lavoro, di lavoro tecnico sulla squadra, voglio dire, non stiamo a vedere le caratteristiche dei giocatori. È proprio sul piano tecnico deve migliorare, perché dopo, vabbè, siccome non mi posso parlare a lungo, non parlo. Volevo possiamo pure proseguire, perché questo è un discorso interessante, cioè la testa muove i piedi. Lo dicono anche i dati, se noi vediamo i gol del Pescara, che fa gol prevalentemente nel secondo tempo, quando si parla di atteggiamento, come scende in campo, l'atteggiamento iniziale del Pescara non è un atteggiamento, come dire, ottimale, se non dopo provocazioni come questa, no? Quindi manca di una continuità, di una solidità mentale il Pescara, che si vede in campo che non c'è, o c'è a tratti. E su questo c'è bisogno di un lavoro. Ci torniamo. Non basta Pietro, la provocazione. Più tardi. Volentieri. Riccardo si sente più vicino all'idea del maestro Totò De Leonardis o del professor Literio? Bah, un po' tutte e due. No, io quello che ti voglio dire è che noi usciamo da questo mercato indeboliti. Alla fine di un mese di trattative noi abbiamo un giocatore in meno che era un titolare, rimpiazzato da uno che era una riserva, non abbiamo preso l'attaccante tanto sospirato che ci potesse risolvere quel problema in attacco. Ha cambiato modulo, ma comunque gioca sempre davanti con Mancuso, Morachello, Maras, come ha giocato anche altre partite senza grandissimi risultati. Abbiamo problemi di finalizzare quello che costruiamo, perché alla fine qua gol non le facciamo. E questo è il problema. Dobbiamo dire Santo Fiorillo, che nelle ultime 5 partite è stato il migliore in campo, perché se no a questi 3 punti non so fino a che punto
delle ultime 4 partite le avremo. E questa è la storia delle ultime partite. Dopodiché, sicuramente, come aveva detto Totò, il fatto di giocare con 2 punte sempre ci dà qualche propulsione offensiva un po' più grande. Però il problema è che si finalizza poco. Marra, dopo entriamo nel dettaglio. Luca, prego, Pietro, voglio agganciarti. Si finalizza poco, io aggiungerei male anche. Male. In alcuni tratti, e quella è espressione della condizione mentale. E io mi perdono, voglio dopo dirti però questo. Sentiamo Pillone perché credo che non sia d'accordo. No, vabbè. Io vi voglio dire questo su questa cosa, che a un certo punto, parlando di un'azione, Monachiello ha avuto una palla, poteva andare, si è fermato e ha tirato. Oppure poteva darla a Mancuso, esatto, non l'ha data. E quello è un gesto che mi ha lasciato un attimino, perché aveva il campo aperto davanti, poteva benissimo buttare. Luca, vengo da te perché ognuno sta dicendo una cosa diversa, tu ti agganci a qualche riflessione già fatta. Sono preoccupato e perplesso perché la mia idea è vicina a quella di Klinko. Purtroppo devo, i casi sono due. Devo ammettere. O lo capisco io, iniziate a capire tu. A parte gli scherzi, credo che quello di Foggia sia un brodino caldo per una squadra che è febbricitante, ha bisogno di un attimo di ristabilirsi. E questo è un passo. Non era facile reagire dopo un 5-1. Un piccolo passo avanti, ma bisogna migliorare perché prestazioni come quelle di ieri credo che alla lunga non possano portarci a centrare i playoff, che è un obiettivo secondo me alla portata di questa squadra per il livello tecnico dell'organico. È mancata la finalizzazione, è mancata la ricerca del gol, un problema ormai atavico, l'ho detto prima Totò, 2 gol nelle ultime partite, un gol sul rigore, uno inutile. Manca chi vede la porta, e se c'è qualcuno che vede la porta magari è in panchina, mentre chi non vede la porta continua a giocare dal primo minuto. Francesco, sei rimasto in silenzio? No, posso dire che non sono d'accordo con nessuno per ora. Certo. Dopo preciso. Era anche prevedibile. Vediamo se riesco. Vediamo se Francesco... Stavo pensando che dopo questi 4 interventi mi viene subito da dire che... Non parlare, sei d'accordo con no, nessuno? No, che parlare per ultimo è difficile perché di carne al fuoco ne è stata messa tanta. Intanto rispetto troppo il professor Literio è... Non mi permetto di dire no, ma lui è contento, se sono d'accordo o non d'accordo con la sua analisi, perché io credo che prima della questione, intanto perché diventa troppo difficile per le mie modestissime capacità entrare nello specifico della questione mentale di tutto quello che ci gira attorno. È vero che la condizione mentale è importante. È vero che l'impegno, la determinazione, la rabbia, tutte queste belle cose, come possiamo dire, da un punto di vista, da un aspetto aleatorio, e altre che le puoi toccare anche con mano perché vedi l'impegno del giocatore in campo. Cioè, per capire, però prima di questo, è piaciuto il Pescara di Foggia, così andiamo un po'. Ci arrivo su, dunque, ci arrivo, come hai detto prima. No, tu, perché dopo ci nella prima mezz'ora mi è sembrata una squadra abbastanza viva. Dimentichiamo che dalla parte c'è sempre l'avversario, c'era la disperazione del Foggia, c'era la forza in più che il Foggia mette giocando in casa. Ma perché dite la prima mezz'ora? Cioè nella prima mezz'ora il Foggia ha creato tante occasioni. Sì, però mi è sembrato un Pescara abbastanza, al di là delle occasioni create dal Foggia, abbastanza ordinato, con i soliti momenti di distrazione che ci possono stare sempre. Però per concludere dico che prima ancora, per come la vedo io, della questione mentale, della determinazione, della rabbia e di tutto il resto, diventa più importante la qualità in campo, la qualità tecnica, diventa più importante. Però l'attenzione, dopo lo l'attenzione perché... dello come si sta in campo, quindi la disposizione tattica, non solo il dettame dell'allenatore, proprio come il giocatore risponde a quelle che sono le indicazioni dell'allenatore. Voleva dire che non è che non servano queste cose. No, ma nemmeno io sto dicendo che non serve la questione mentale, come non serve, è logico, perché chi ha una grande attenzione, chi ha una grande forza mentale, a parità di forze emerge rispetto all'avversario. Allora facciamo una cosa, andiamo a sentire Pillon. Comunque resta sempre un risultato positivo, comunque resta sempre una squadra che è quarta in classifica
e ripeto però per l'ennesima volta, forse siamo condizionati, e qui credo che nessuno ci potrà dare una risposta se non la fine del campionato, siamo tutti condizionati dalla prima parte del campionato, da quel Pescara visto fino a un certo punto a quello che stiamo vedendo da un po' di tempo a questa parte. Io ripeto, forse, perché io la soluzione, la risposta non ce l'ho. Tu pensi che questa squadra sia da salvezza? No, da salvezza no, questa squadra forse ha dato il massimo, adesso sta rendendo, ossia è andata oltre le proprie risorse tecniche e tattiche. Andiamo forse, a sentire, perché andiamo non lo sappiamo se è vero e poi no. Commentiamo quello che ha detto il tecnico al microfono di Paolo Renzetti con le riprese di GT Fotovideo. Al di là del modulo sono soddisfatto dell'atteggiamento della squadra. Un atteggiamento aggressivo, un atteggiamento positivo, subito dai primi minuti abbiamo preso in mano la partita. Peccato perché abbiamo sbagliato nell'ultimo passaggio, nella lettura delle situazioni, che sono state tante nel primo tempo, dove potevamo passare in vantaggio. Abbiamo preso gol anche su un fallo che non c'era, perché bisogna dirlo anche questo. E poi nel secondo tempo abbiamo sofferto i primi 10 minuti, e ci siamo un po' aperti e loro sono stati bravi a prenderci contropiede, mentre nella parte finale, l'ultima mezz'ora, la squadra ha fatto molto bene e ha cercato di vincere la partita. In questo momento, Pillone, resta forse un po' il problema della scarsa concretezza della squadra in zona gol. Oggi la rete è arrivata su calcio di rigore, avete avuto le occasioni soprattutto nel primo tempo, però questa squadra continua a faticare a far gol. Ma noi le situazioni da gol le abbiamo create, soprattutto nel primo tempo, ma anche nella parte finale della partita. Arriveranno anche i gol con la calma, con un po' di pazienza, con un po' più di lucidità e di tranquillità soprattutto. Non scordiamoci che venivamo da una settimana pesante, sotto il profilo che non era facile. Abbiamo preso 5 papine, mettersi in campo e pedalare come abbiamo fatto noi oggi, non era facile. Perciò faccio i complimenti ai ragazzi per il carattere, per la determinazione. Dobbiamo guardare avanti adesso, che ci sono altre tante partite molto difficili, non sarà facile nessuna di queste, perciò prepariamoci per le altre partite. Gli attributi li abbiamo tirati fuori, abbiamo visto un atteggiamento più aggressivo della squadra, più in avanti, un pressing molto più alto rispetto alle altre partite e delle situazioni gol parecchie che potevamo trasformare in gol, anche se non l'abbiamo fatto. Marras e Monachello? Bene, devo dire che hanno fatto bene il loro lavoro, ma io guardo nel complesso della squadra, ma di là del modulo, di quello che si gioca, è l'atteggiamento, che è l'aggressività, il carattere, la determinazione che abbiamo avuto in questa partita. Allora, Pilon parla soprattutto di atteggiamento positivo. Pietro Literio. Mi vorrei aggiungere proprio a quello che ha detto adesso Pillon e riprendere un po' quello che diceva Francesco. Io inviterei a distinguere la quantità dalla qualità del gioco, della prestazione in campo, perché noi quello possiamo osservare e risalire poi alla testa come funziona. Lui ha parlato di quantità, cioè di aggressività, di pressione, però è molto importante la qualità. Quello che lui dice forse arriverà, cioè mi riferisco alla precisione del gioco, alla fluidità del gioco. E il Pescara a tratti, pur essendo molto intenso, era spesso impreciso nei passaggi per arrivare fino alla porta. La qualità dipende molto dalla testa. Adesso sulla quantità ci siamo, è risalita, ma adesso bisogna lavorare sulla qualità. Antonio, ti vuoi agganciare a questo discorso che già in precedenza abbiamo fatto? Non dire, ti trovi d'accordo in cosa? No, io voglio dire, sicuramente l'atteggiamento c'è stato, però il problema è che io purtroppo sono abituato a vedere solo l'aspetto tecnico, al di là di tutte le motivazioni, anche perché, voglio dire, questo non è una squadra che ha bisogno di uno psicologo, cioè come in tutti gli sport servirà, però il problema vero, io voglio fermarmi al problema che stiamo affrontando all'inizio della stagione. Voglio dire, a mio avviso il problema è di migliorare non solo l'atteggiamento, ma il lavoro su quel tipo di squadra che tu fai. Faccio un esempio, in questo momento per esempio... Cioè quando Pilon dice abbiamo creato diverse situazioni da gol, ti trovi d'accordo? Perché poi per situazioni no, da gol... No, più che situazioni da gol, la verità è che il Pescara nel primo tempo ha fatto 8 tiri in porta contro i 4 del Foggia, quindi sicuramente l'atteggiamento c'è stato, perché poi... Però
cioè, e come l'hanno otto fatto? Tiri in porta che sì, non, sì, no, non sono preso stati, però la porta. Sono stati otto tiri. Verso la porta può anche essere la curva. Attenzione, stiamo parlando di atteggiamento, quindi se tu sei arrivato a tirare otto volte, probabilmente quella è la quantità. Però il problema è tecnico. Il problema è tecnico, ragazzi. Io quello che vi voglio dire, cioè quello che io discuto è, faccio l'esempio, Monachello e Mancuso in questo momento sono due separati in aria, perché voglio dire, quando tu cambi modulo ci devi lavorare su questo modulo, per cui io, perché Monachello mi abbalza all'occhio quell'occasione che ha avuto, sì, che poteva passare la palla e non l'ha data, però lì ci sta, io ci metto l'egoismo all'attaccante, però poi lui ha fatto diversi di questi errori, ne uno in particolare che probabilmente non passerà, di un'azione di contropiede, due contro due in area, cross dalla sinistra, e i due attaccanti nostri erano affiancati, cioè Monachello doveva stare largo, cioè questo è l'ABC quando giocano le due punte, perché quelle che si devono dividere l'area, questa è la, sì, è la cosa. Evidentemente non si è lavorato su questo, perché chiaramente questo lavoro Mancuso, cioè, lo tu fa. Dici, erano troppo vicini. No, stavano vicini, stavano affiancati, sì, su un cross, infatti il cross ha superato tutti, è andato fuori, mentre invece poteva essere un'occasione. Sono stati coperti se tu ci lavoravi, se tu ci lavoravi, ci devi lavorare, perché vorrei dire, purtroppo in Italia oramai da tanti anni non si gioca più con le due punte, però se andiamo a vedere, faccio un esempio massimo, cioè Mandzukic e Ronaldo, Mandzukic che lavoro fa? Fa il lavoro della seconda punta, fa la seconda, sì, punta, va a chiudere. Cioè si dividono le zone del campo, voglio dire. In più, quello che secondo me manca è un pizzico di qualità in più a questo servizio. Però, prima abbiamo detto, ecco, i tiri, 8 tiri a pescare, ti importa uno. Sì, però 8 tiri significa, dici, che ci sei arrivato. Offensive, sì. E ovviamente poi si arriva, te lo dire, anche il tiro fuori che ha fatto Monachello, anche quello è l'indicazione che lui ha tirato da posizione impossibile, probabilmente se ci stava un affiatamento diverso, Monachello la mette in mezzo e Mancuso cerca di fare gol. Ovviamente, cioè, ha bisogno anche di tempo. Esatto, no, per però lavorarsi. Ci devi lavorare, Rino, cioè sì, nel sì, senso sì, che io non lo so come si lavora, però questi sono movimenti che devono imparare. Io che devo dire, se ci fosse nello staff del Pescara Sansovini, direi a Sansovini: guarda, tu cura i due attaccanti e vedi come si devono muovere, perché Sansovini è un professore sotto questo aspetto, faccio questo esempio. Però chiaramente poi quello che serve ancora di più è anche un po' di qualità in più nella fase offensiva, per cui la soluzione Marras, cioè Marras non è che deve diventare come il prezzemolo che tu dovunque lo metti ti sta bene. Marras è un giocatore impagabile, probabilmente in quel ruolo lì non è ideale, in quel ruolo lì ci potrebbe stare Del Sole, non so Sottile quali siano le qualità di Sottile, per migliorare l'aspetto soprattutto tecnico di questa squadra. Però Pillon ha anche spiegato il motivo, perché Maras gli dà più garanzie in fase difensiva. Benissimo, io ti sto dicendo la mia opinione. Questo è il problema, per coprirci troppo non riusciamo a essere pericolosi. Non è per coprirci, il problema è che lui non ti copre. È la mentalità. In quel ruolo Maras, no, in quel ruolo Maras non è che ti copriva. Maras faceva quel ruolo di trequartista, che probabilmente c'è qualcuno che può fare meglio. Cito Del Sole, cito Sottil. Cioè, per migliorare soprattutto la qualità di questa squadra, una volta trovato un asset, perché non è che fai il modulo e poi con quel modulo allora hai risolto. No, non è vero, per tu puoi giocare. È anche vero vincere. Che nel corso della partita, questo lo chiedo un po' a tutti, Pillon ha variato diverse volte i sistemi di gioco. Io l'idea mia, ti dico l'idea mia, che non certo faccio allenatore, che però Marras sarebbe invece 10 volte più utile entrando a partita in corso, perché chiaramente, se tu lo vedi, Marras la prima ora lui dà il massimo. Probabilmente se dovesse dare le stesse cose a partita in corso sarebbe molto molto più utile, però in quel ruolo lì io non lo vedo. Luca invece stava per migliorare l'assetto offensivo. Infatti la presenza di Marras in un ruolo che non gli appartiene, perché garantisce la pressione sul portatore di palla avversario, questa è la motivazione di quel ruolo, va a sminuire e a togliere significato al ruolo di trequartista in fase propositiva. Cioè, se io metto Marras o metto Del Sole, do una connotazione diversa al mio modo di voler impostare la partita. Se metto Marras, perché deve coprirmi il regista avversario? Se metto Del Sole, perché voglio far gol? E questa secondo me, l'errore o il limite o la scelta legittima
ovviamente perché era di mister Pillon. Credo che sia una differenza importante del sole, ma può essere, come diceva prima Totò Sottile, se ha queste capacità o chi per o Capone. Sta sbuffando Clinco, perché? Non è che sbuffo. Ma io, quello che ti dico è che io ho preferito il Pescara contro il Brescia, che ha preso 5 gol, che il Pescara contro il Foggia. Quindi noi la vede in un certo modo. Ma che dici? Che io capisci? Ti dico che io... Ma che cosa hai visto del Pescara? Io nella partita contro il Brescia ho visto una buona squadra, più in salute che contro il Foggia, e siamo stati penalizzati da tanti episodi dubbi che sono andati contro. E quindi questi 5 gol secondo me sono falsi. La partita di Foggia, l'unica cosa che posso salvare, tranne Santo Fiorillo, è il fatto che abbiamo avuto la reazione dopo il gol, che lì veramente c'è stata quella reazione. Ma io fino ad allora tutta questa forza non l'ho vista, tutta questa concentrazione in campo non l'ho vista, questi 8 tiri nello specchio della porta 1, il resto sì, forse un po' di pressione, ma stai giocando come contro il Foggia, non stai giocando, stai giocando una squadra di medio-bassa classifica. Ma quale qui... medio-bassa classifica? Ma che dici? Ma come che dici? Allora così. Il Livorno che cos'è? È la stessa cosa. Io ti ho detto la partita col Brescia, non ti ho detto ma la partita col Livorno. Ti ho detto la partita col Brescia. Che non stai in piedi. Non può essere. Come fai? Io non faccio sempre che non stia in piedi, ma non può essere che il Pescara, che come dici tu ha sofferto a Foggia e giocava con il Foggia, io tendo sempre a non sminuire il valore dell'avversario nel momento specifico, non guardando l'intero campionato, perché anche una squadra che è ultima in classifica in una partita specifica, Riccardo, però non si voglia lasciare condizionare dal risultato, lui parla di prestazione. Sì, sì. Io parlo di prestazione. Però, scusa. Sì, ma non può essere allora lui, scusami Francesco, lui deve finire il discorso e dire Pillon ha sbagliato, doveva confermare la squadra che ha preso 5 gol con Brescia. Quello doveva fare? Se tu mi fai questo paragone, doveva fare quello? Allora, per me ha fatto una cosa logica, fatto che poi ci debba lavorare fuori di dubbio, perché poi il lavoro suo è quello, non è che lo devo fare io all'allenatore. Dovresti preferire il 4-3-3 da confermare. Che senso Riccardo aveva giocare come abbiamo giocato con Brescia? Fammi capire qual è il senso. Allora non lo io so. Quello che ti dico è che è probabilmente questo modulo... Ma non è il modo, lascia perdere il modo. E allora sono le sempre persone, Monachello, Mancuso e Marra, che giocano, che poi li metti destra, sinistra, in centro, sempre quei tre sono lì davanti e sempre tre che non ti rimporta. Questo è, no, è così. Ho capito. Dietro, probabilmente dal mercato dove arrivare qualcuno che arriva dal mercato. Sì, ma tu hai una squadra. Ma questa è la squadra, dai, parliamo di questo, basta. Che senso ha? Pensi che questa è la stessa squadra regionale andata. Lo so pure io che è stato spesso fischiato anche per le prestazioni. Io credo che solo il giocatore possa cambiare il volto. Ti sto dicendo che però ci siamo indeboliti, perché dal mercato generalmente la squadra dovrebbe essere rinforzata e noi ci siamo quantomeno dalla base, siamo meno, perché abbiamo perso anche Machine, che comunque Machine ti dava con le caratteristiche che aveva delle cose in più. Oggi invece hai un Machine in meno, non hai preso nessun titolare che lo puoi mettere in questa squadra, come ad esempio con questo modulo magari un trequartista si poteva andare sul mercato, se proprio non c'era la punta e volevi cambiare modulo, allora piuttosto che tanto è tornato Capone è tornato disponibile, però se tu per mettere Marras, perdonami, fuori ruolo, perché non è il suo ruolo, allora se tu hai intenzione di andare a giocare con le due punte e con un trequartista, vai sul mercato, visto che la punta non ce l'hai, a cercare un trequartista che non hai preso. Ma se prima del mercato sempre giocato in quel modo, ma prima ho capito, ha cambiato modulo, non c'è l'altro quartista, non ce l'ha, allora che deve fare, si arrende, non è che si può fare il mercato per tanti moduli, no. Però voglio dire, il mercato tu lo vai sulla base di quello che tu determini di fare, ok? Nel momento in cui determini di giocare col trequartista e non ce l'hai, c'è qualcosa che non va. Il mercato è chiuso. Riccardo, Pietro, scusate. Ma stiamo abitando in una situazione. Ma no, Pietro, no, scusate. Premesso che gli aspetti che sottolineano loro, soprattutto Totò, che non tanto l'aspetto tecnico, tu parli molto di tattica, no? Tecnico-tattico, certo. Quindi la tecnica, di calcio, la tattica, la fisicità e la mente sono i quattro elementi fondamentali. Sì, certo. Però premesso questo, io vi faccio una domanda: ma come spiegate voi la discontinuità del Pescara? Ad esempio, il primo tempo di Salerno e il secondo tempo.
le due vittorie consecutive. Scusami, finisco, Totò. Ogni partita è diversa nel corso della stessa partita. Finisco. Come ti faccio a spiegare una cosa del genere? Le due vittorie consecutive. Cioè, non ci sta una ricetta. Facciamo finire Pietro. Scusami, Totò, ci sono state due vittorie consecutive, l'ultima quella poi di Salerno, no? E poi ci sono state quattro partite con tre punti. Come spieghi quella differenza con la pausa poi del mercato? Come io la spiegate? Sul piano tecnico i giocatori sono gli stessi, non ho capito, sono quelli. Però intanto, il modulo era quello, ma gli avversari sono diversi. Intanto c'è stata la sosta, però che atteggiamento avete visto in campo mentale? Non lo dico io, lo dice l'allenatore. Sì, c'è stata la sosta e dopo la sosta è sempre un altro campionato. Parliamo della mente, quindi torniamo alla mente. La sosta aver danneggiato il Pescara. Intanto ci sono state alcune partite, no, più c'è stata la batosta con il Brescia che ha portato a questa modifica abbastanza sostanziale, ma non da però la sosta, Francesco, può dare dei risultati negativi o positivi nelle primissime giornate, cioè non è che può durare un mese e mezzo il problema. Ho capito, evidentemente la sosta bravo, è ovvio, c'è la condizione atletica, ripeto, c'è che più di un giocatore non sta rendendo. Però come Pietro, ha reso sembra nella prima parte davvero del che campionato. Dal tuo discorso dipenda tutto dalla mente. Sì, ok, tu sei non psicologo, tutto, non tutto. Però sei anche no, un giornalista, quindi anche tecnicamente e tatticamente puoi dirci qualcosa di negativo o di positivo rispetto al girone d'andata. Ve lo dico, intanto parto dalla premessa, io che il Pescara tecnicamente non ha di meno rispetto a, forse solo al Palermo, ma rispetto alle altre squadre non ha meno. Su questo problema ognuno è questo mio ha idee diverse. Poi dall'inizio che sento dire che questo Pescara ha idee diverse. Non lo interrompo. Allora a questo punto anche il Verona e il Benevento dovrebbero stare prima in classifica, quindi significa la testa conta, non basta solo l'aspetto tecnico, perché tecnicamente Verona, Benevento e altre squadre sono fortissime, diciamo, no? Eppure stanno sotto. Quindi la tattica c'entra, ed è vero. E a proposito di tattica, a me ieri non è piaciuto per niente il ruolo di Melegoni in quella posizione. Melegoni secondo me sembrava un UFO lì, ieri perlomeno, non in condizione adatta per stare lì. Bene o male, però il ruolo suo è quello. Lo so, ma era avulso proprio dal resto della squadra. È capitata la giornata, no? Anche perché una volta giochi, una volta non giochi, è un ragazzo. Io non è che voglio per forza assolvere i giovani. Io avrei però preferito Creccoli. Può capitare che un ragazzo. Luca, che adesso vengo da te. Una partita sì e due no, non riesce a rendere come hai un altro. Bene, il ragazzo ha minore solidità. Memorizza, Riccardo. Luca, prima Totò diceva: sì, giochiamo con due punte, Monachello e Mancuso, però è vero che devono trovare gli spazi giusti, è anche vero che si sta provando da una settimana questo nuovo modo di stare in campo, no? No, il problema mio, lo ripeto, secondo me il problema è che Monachello non è portato a fare questo gioco qua, lui guarda solo se stesso in mezzo all'area, cioè voglio dire, quindi non dovrebbe giocare Monachello, no, deve giocare, deve imparare a giocare con gli altri, perché mica uno il calciatore è realizzato appena va in campo, deve imparare a giocare in questo modo, perché qui è una risorsa, aspettare il giocatore, ma dai che ci vuole, fa questo mestiere da 10 anni 15 anni, è iniziato molto prima, che ci vuole, basta stargli dietro e fargli capire i movimenti che deve fare per migliorare. Poi ovviamente io ripeto, l'aspetto tecnico è basilare, siccome non possiamo mandare in terapia 28 giocatori perché terapia, scusami, però questo è un problema che sicuramente esiste nella mente di quel, però non è quello base, il problema base è tecnico e tattico. Non sono d'accordo, voglio sgombrare il campo dall'idea che lo psicologo interviene solo per la malattia o per la terapia, non è questo. Parliamo di preparazione mentale, che è una cosa ben diversa, attenzione. Luca e poi Riccardo. Io sono più vicino all'idea del prof, perché nel caso di Monachello, di Pietro, perché non credo che nel caso di Monachello lui non abbia le conoscenze per sapere che quel tiro da 30 metri non lo deve fare, ma deve cercare il compagno di squadra. Credo che però ne vediamo tanti, di episodi del genere, ma sia una questione dalla serie A alla terza categoria. Ti ho detto che quello che ha fatto in quel momento è tipico dell'attaccante che è l'egoismo dell'attaccante, voglio dire, è quello che faceva Boninsegna, che fa, cioè che tu ti appetiri,
Il problema è diverso, come giochi assieme al compagno, così come in difesa si fa un gioco di reparto, così come a centrocampo no, a parte è un gioco di reparto, a parte lo deve essere pure davanti di reparto, se come, no non come hai visto il movimento di esatto, attaccante. Ma lì tu c'è là il problema, che ci debbano altrimenti parleremo di altre cose, è innegabile, no? Non che se, tecniche, se la palla arriva dal fondo, uno va sul primo palo, uno va sul secondo, va a chiudere, ma è innegabile, però... credo che l'aspetto mentale nel caso di Monachello sia preponderante, perché la frustrazione di una stagione, di 6 mesi di campionato in cui è stato, è stato comprimario, è stato offuscato dall'esplosione di Mancuso, credo che lo stia condizionando in questo momento. La voglia di spaccare il mondo, di fare gol con un tiro da 30 metri, credo che stia offuscando le capacità di scelta di questo quindi, giocatore. Per chiudere questo discorso, a livello tattico, è servito cambiare, cioè cambiare cosa? Ossia, hanno spostato Marras dalla fascia destra in mezzo al campo a e poi l'ho giocato con la chiave pure spesso è servito o no altrimenti sul piano allora ve lo dico subito per come la vedo io sul piano della ecco perché tutto sommato si può essere anche d'accordo con l'analisi di Pillone che si è soffermato molto sulla reazione della squadra e su tutti gli atteggiamenti. Allora, sul piano dell'atteggiamento, della reazione e tutto il resto, sì, sul piano della creazione di gioco e di soluzioni tattiche è da rivedere perché le due... Marras andava spostato dalla fascia alla panchina e dietro la punta giocava Del Sole o Sottile. E lì secondo me poteva cambiare qualcosa. Riccardo? Per quanto riguarda Monachello quando è arrivato era la nostra punta, è stato messo in panchina, poi ha avuto quegli scatti di nervosismo, adesso nel mercato cerca di andare via ed è rimasto. Quindi Monachello ha voglia chiaramente di mostrare, non è tranquillo. Sì, io sono fatto convinto, del mercato, scusami Riccardo, sono convinto. No, dopo ti ridò da lì. O arriva un pezzo pregiato, Ciofani, aiutami altri Melchior, nomi importanti, Melchiorri, sì. Altrimenti Monachello è un giocatore di categoria. Monachello è un giocatore di un Bellini categoria che arriva sconosciuto. Per quello che, quando io prima ti ho detto che dentro di me mentre parlavano do ragione un po' a tutti e due, sono d'accordo con Totò che uno deve imparare a giocare a due punti davanti, ma altro sì, sono d'accordo anche io credo che lo scorso anno giocava ad Ascoli perché la motivazione non ha mai giocato con un altro attaccante perché la motivazione se Monachello faceva quel gol che ha messo che è andata fuori di 10 centimetri, secondo me quello è magari l'episodio che lo fa scatenare e nella partita successiva che fa riprende motivazione, si sente importante in una squadra non è una pila che si deve ricaricare non è vero, la motivazione in una squadra, perdonami, sì, da Padre Ligio in avanti è fondamentale. A livello motivare tattico, una squadra, sì, dice Antonio, ma come no? Se lui non tiene le posizioni, ma non è perché ma se uno si sente parte di un progetto, ha giocato titolare, che devi motivare, come lo devi motivare? Ma appunto, gioca con un gol. Se lui fa un gol, facesse un gol. Allora, secondo me la partita successiva, mentalmente... Riccardo, scusatemi, in questo caso il problema di Monachello è l'esatto opposto, è ridurre la troppa attivazione che ha Monachello, perché è necessaria la giusta attivazione, quella ottimale per avere la lucidità di arrivare in porta. Se lui vuole fare troppo, quella è troppa attivazione, esatto, quindi non troppa carica, si chiama pressione. Però la motivazione, l'unico episodio è quello che ricordava Totò e che abbiamo visto lì, non attaccanti su 10 che hanno tra l'altro voglia di mettersi in mostra, di dimostrare, provano il tiro e magari non hanno visto, comunque in un gesto di egoismo che è tipico del 99% degli attaccanti, va al tiro invece di dare la palla a Mancuso, ma non possiamo, che è anche positivo, esatto, bravo, esatto, perché ci ha provato. Ossia, non possiamo racchiudere tutti i discorsi intorno a un solo episodio. Perché tra l'altro, e qui sono d'accordo con Totò, tra l'altro Monachello adesso era entrato qualche volta, e ieri ha giocato, magari giocherà altre partite, la motivazione ce l'hai in modo naturale. Insomma, allora, ci siamo soffermati sulla fase offensiva, che ovviamente presenta delle criticità. Adesso andiamo da Andrea Costantini per l'aggiornamento. Quando torneremo in studio parleremo anche di questo centrocampo, se quello
più opportuno. Gli manca fantasia nel possesso palla, scusa se ti interrompo, gli manca fantasia dalla tre quarti in su con tutta la buona volontà di Mancuso. Però se diciamo così non Capone funziona tutto. Nulla perché no, non sto dicendo che, no, io non sto dicendo che non funziona nulla. In alcuni momenti ti manca quello spunto di classe. La fantasia è la testa, ma la fantasia è pure nei piedi. Se hai la giocata, caro certo. Pietro, è un gol. Se non ce l'hai, non ce l'hai. È la testa che... Allora, Andrea, novità soprattutto su Venezia-Lecce? Non ci sono novità di punteggio, sempre 0-0, partita equilibrata, leggermente meglio il Venezia a inizio gara, soprattutto con i difensori Modolo e Garofalo, poi è uscito fuori il Lecce, ma non ci sono state palle gol eclatanti, però vi dico che nel Venezia è titolare Michele Fornasier, che proprio a gennaio ha lasciato il Pescara per approdare al Venezia. Mi mancano 5 minuti al termine del primo tempo, siamo al 40esimo. Siamo al 40esimo, sì, 5 minuti allora, alla fine. Regia. Sì, prego. Allora, io ritengo che Machin, Brugman, Memusciai, Antonucci, Marras, Mancuso era più forte del centrocampo dell'attacco che stiamo giocando adesso. Bene, tu contesti quello che vuoi. Ma che contesti? È l'idea tua, ma che è un'idea mia. Io per me era più forte quello. Manca solo Machin che è rimpiazzato da me. E anche Antonucci. Antonucci parliamo della nostra. Sì, però c'è in rosa. Però messo qui. Scusa, Klingo, facciamo. Scusa, è tutto giusto. Ognuno ha le sue formazioni. No, in questo senso, e mi aggancio a quello che stava dicendo tu, che forse non si è sentito, quando ha detto nel calcio si può dire tutto. Guarda che si sta, c'è chi discute bestemmiando, così speriamo che lo capiscono, c'è chi discute in Italia da un paio di anni bestemmiando, chi discute come gioca la Juventus, perché non gioca quello, perché non gioca quell'altro, e si discute su un allenatore di una squadra, che intanto la squadra che vince da una vita e che ha vinto qua il quinto. Quindi vuol dire tutto è lecito. Appunto, sì, perché se no, no, per dirti, per quello sto dicendo, quello che dice lui può essere, ma c'è poi subito la contrapposizione del contrario di tutto. Non è la verità assoluta. Non c'è verità assoluta. Scusa, Pietro, perché se non c'è Pietro, verità in breve, su, una squadra, che dopo 23 partite non vince, domina e che in 4 anni posso ha fatto due finali di Champions. Velocemente, scusami, Francesco. Pietro. È stata citata la Juventus, ottimo esempio. La Juventus si avvale di un mio collega con cui collaboro, che si chiama Giuseppe Vercelli, che ha inventato un metodo di potenziamento mentale che si chiama metodo Sfera, che è un metodo meraviglioso, se volete ve ne parlerò anche. Sì, ecco perché la Juventus... Però se non fa con Ronaldo, se non fa con Bernardeschi... Però vedete la solidità, la precisione, la fluidità del gioco, la solidità della Juventus. Bergamo per esempio è saltata, non hanno lavorato, voglio dire. Allora, andiamo in pubblicità, poi vedremo questi due episodi dell'arbitro, i rigori dati e non dati. A tra poco, Maurizio. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigio, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport.
Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Allora, sono le 21:50 minuti, sono un po' riscaldati gli animi in studio, come però andiamo a rivedere due episodi che sono stati valutati dall'arbitro Volpi. Mi riferisco al rigore decretato a favore del Pescara per il fallo di Billon su Mancuso. Allora, la regia ci propone subito l'immagine sull'1-0, ecco il contatto, rigore. Billon su Mancuso, rigore decretato dall'arbitro, siete d'accordo? Ecco. Vediamo chi non è d'accordo, così facciamo prima. D'accordo. D'accordo. Rigore, d'accordo. E riguarda, riprenderlo, il ginocchio su ginocchio, l'impedisce. Francesco, è rigore. Ma poi tra l'altro l'arbitro è a due metri. Il ginocchio sinistro, la gamba, poi si riconosce. Infatti ha chiesto anche scusa, guarda. Ma uno è bianco e uno è nero, guarda la gamba del nero, sta là. Per dire, si riconosce ancora di più. Oh, Madonna delle grazie, che c'è? Luca. Che viola quello? È nero, il giocatore del Foggia, guarda la gamba dove sta. Com'è nel rigore? Luca, rigore diretto. Pietro? Sì, sì, assolutamente. C'è un'istruzione. Siamo tutti d'accordo. L'episodio invece che ha scatenato un po' la rabbia di Pillon è quello relativo al 93esimo minuto, quando c'è l'uscita del portiere Leali su Brugman. Allora, abbiamo queste immagini. Brugman tocca il pallone, si scontra con il portiere. L'arbitro, a fine partita, a qualche giocatore del Pescara, avrebbe detto che non ha dato il rigore perché la palla è uscita fuori, quindi l'intervento falloso di Leali su Brugman è quando il pallone è uscito fuori. Però vediamo qui, ecco, bravo il regista Maurizio Daguì a fermare l'immagine, che il pallone ancora non esce, però già quando Leali, giusto. È vero che Brugman ha già calciato. Allora, però, premesso che secondo me, per quel poco che conta, è il rigore. Sì. Però tieni presente che Brugman già è andato alla conclusione. Perfetto. Quindi l'azione l'ha conclusa. Però l'impatto, se tu stendi un avversario, sì, e il pallone è ancora in aria. Ti ho detto, è il rigore. Però evidentemente l'arbitro l'ha valutato, al di là di quello che hanno raccontato, l'azione. Non adesso è facile valutare il tempo del pallone lì, che esce. Lui, Brugman ha già calciato, quindi l'azione lui già l'ha conclusa. Okay. Penso che l'arbitro ha fatto, sì, questa, ha dato questa motivazione. Se no l'impatto è più che evidente. Totò? Per me ci può stare il rigore, cioè quello, anche quello è un danno procurato, perché non è che può sparire Brugman, l'uscita di perché se Brugman ritarda a tirare il rigore netto, vuol dire solo perché ha calciato, no? Penso che sia quello, perché sennò per non c'è spiegazione. Riccardo? Rigore netto, espulsione del portiere. Luca? Se un rigore nettissimo proprio. Se un rigore così lo danno contro il Pescara, io mi arrabbio, quindi non per me. No,
Rigore nettissimo. Ma perché dici che non perché, è rigore? Perché l'azione è finita. L'azione perché Brunkman non è condizionato da lui che sta uscendo, non lo vede. No, lo vede, ma come non lo vede? Lo vede come? Guarda lì, no, lo vede come? C'è un altro aspetto. Pietro, rigorissimo. Che il portiere arriva prima con le gambe e poi col corpo, quindi va proprio a tagliare le gambe. Ma perché Mancuso non lo vede? Guarda che lo vede. Arriva prima con le gambe. Lo vede e condiziona il movimento. Potrebbe arrivare con le braccia sulla palla. Ma guarda che Mancuso lo vede ed è condizionato al movimento. Posso fare un caso? Cioè, sì. Noi vediamo mille ammonizioni di interventi di questo tipo in cui il calciatore arriva prima sulla palla, quello gli va addosso, giusto, viene ammonito cioè, sempre. È uguale. Evidentemente il fallo è uguale. Insomma, era rigore. Volevo comunicare al mondo che sono d'accordo con Don Andes per una volta. Grazie. Allora, adesso andiamo a sentire, a fine partita ha parlato anche Fiorillo, perché vista anche la sua esperienza, il suo attaccamento ai colori del Pescara, Fiorillo dice dobbiamo fare di tutto per blindare i playoff, perché la media di questo inizio del giorno di ritorno non è così esaltante, 5 punti in meno rispetto al girone di andata. Ricordo che il Pescara ha pareggiato con la Cremonese, con il Livorno e a Foggia ha perso in casa con il Brescia, quindi 3 punti in 4 partite. Vi aspettavate di più da questo inizio del girone? Riccardo, parto da te perché sei nel fianco. Assolutamente sì, qualche punto in più sì, con la Cremonese ad esempio, con Livorno. Livorno è l'ultima in classifica, anche se Livorno comunque ha fatto un buon mercato e si è rinforzato. Però la classifica ci dice che siamo lì, dobbiamo vedere questa situazione. Sì, perché questa situazione è una cosa che volevo dire che poi in un secondo momento, sì. Cioè pur avendo avuto un periodo nostro, speriamo finito, di, io la chiamo la di crisi, siamo comunque lì, nel senso che al di là del Brescia che è andato via, cioè gli altri faticano come noi, non è che c'è una squadra che al di là di Brescia e Palermo che secondo me... Maurizio ci fa rivedere la classifica, perché è sempre una bella classifica, anche se è un po' provvisoria perché molte squadre devono recuperare degli incontri. Vedi? Ecco, il Lecce è a 35 punti con una partita da recuperare, anche il Benevento ha una partita da recuperare, e poi c'è lo Spezia a 34, il Verona a 33, insomma la linea dei playoff arriva al Cittadella con 30 punti. Luca? Bisogna ritornare a correre come si correva un paio di mesi fa, perché con questo pazzo non si rinsaldano, ma si perdono i playoff. Cioè con 3 punti in 4 partite sono una media da retrocessione, non ci si salva neanche, quindi bisogna ritrovare brillantezza. Il compito è di Pillone, che deve trovare la strada per resuscitare, per invertire la tendenza. Così Pietro, non si va. Sì, sono d'accordo, bisogna trovare il giusto assetto tattico, ma la priorità è la condizione mentale, quello che Pillone chiama l'atteggiamento, e su quello bisogna lavorarci. Francesco e Totò? Dobbiamo tornare a vedere il miglior Memusciai, che ultimamente mi sembra che non l'abbiamo visto. E durante l'intervallo, tanto per spiegare ai telespettatori che hanno visto che mi stavo agitando, non è d'accordo sul fatto che sì, da quest'estate che sento dire che il centrocampo del Pescara è uno dei migliori, se non addirittura il migliore. Benissimo, con Memusciai però se mi gioca da 7,5-8, con Brugman se torna a brillare come sa brillare, perché è un giocatore di alta qualità, e con l'altro centrocampista, secondo chi è, prima era Macin, adesso sarà Melegoni o un altro, perché se no mi viene Melegoni, anche c'è Calotè, c'è Crecco, c'è se non giocano, ho capito, però dico, se tu, per, aspetta, sì, ho capito, gli allenatori l'hanno detto, perché all'inizio dell'anno si dice tutto all'inizio dell'anno il Verona, gli stessi allenatori o addetti ai lavori, che all'inizio dell'anno hanno detto che il Verona doveva insieme a Palermo uccidere il campionato. Però, ti faccio un esempio, a te oggi per esempio, dall'inizio dell'anno manca, per come la vedo io, un centrocampista. Quando si parla di giocatori che fanno la differenza, e Bartolomei dello Spezia la differenza la sta facendo sul piano della quantità, della qualità, e per quantità e qualità intendo il rendimento e anche magari qualche golletto da lontano, che manca ai nostri centrocampisti.
giusto? Toto? No, sul fatto di questo centrocampo. No, non ho detto che... attenzione, ma fa che qualcuno vuole far passare il messaggio mio, che io ho detto che il centrocampo del Pescara non è buono. Il centrocampo del Pescara è un buon centrocampo. Dobbiamo vederlo uno adesso. Dei migliori. In que... Bravo, è uno dei migliori, ma adesso dobbiamo vederlo. Si è sempre detto che uno dei il miglior centrocampo, più volte è stato detto da tutti il miglior centrocampo. Ma non è questo il problema. Per migliorare il Pescara, al di là del lavoro di Pillon, al di là del miglioramento dell'intesa tra Mancuso e Monachello, al di là se gioco o non gioco Del Sole o qualche altro che dia uno spunto, un po' di fantasia, qui quando si parla di Del Sole è come se parlassimo di qualunque altro ragazzo, giocatore dell'organico, in grado di dare uno spunto, un attimo di fantasia, un po' di brillantezza, un po' di vivacità, chiamatelo come cazzo vi pare e piace, ma oggi come oggi Mushai voglio dire, non mi sembra quel giocatore che l'anno scorso era tanto rimpiando, e siccome sappiamo che ha le qualità e la forza per dare di più, io mi aspetto soprattutto da Mushai, Brugman e qualche altro giocatore un rendimento maggiore. Francesco, e non mi sembra di stare Pietro e poi Totò. Francesco, Mushai è al primo posto come assist man, eh? Non lo metto in dubbio, però mi aspetto nelle classifiche della Serie B, è uno dei giocatori che tocca più palloni nel io corso di una partita, vero problema... aspetto, siccome lo abbiamo visto fare delle cose migliori di quello che sta facendo adesso, ecco, in questa categoria, eh. Io... Allora, dimmi Riccardo. No, non sono d'accordo, scusami, ma... Con chi? Come Mushai? No, non sono d'accordo su Mushai, ma Mushai è uno che ha sempre... Non credo sicuramente che non è il problema del Pescara, questo non credo che voglia dire... Non parlavo di problema, parlavo di giocatore che con un rendimento che... migliore, perché me lo può dare. In tuo soccorso, non voleva dire questo. Dimmi come posso aspettare di più, da... no. Che ne so, se no. Gioca Crecco, se gioca un ragazzo e compagnia no, bene. Ma io, scusa, però, mi aspetto di più da questi giocatori. Fa sempre il suo, ed è un giocatore che anzi va molto in copertura, è l'unico che recupera i palloni. Secondo me Mushai è proprio... Capisco quello che vuoi dire, ma non è proprio il caso di citare Memushai se questo centrocampo ha... Vado a citare i giocatori dei quali mi aspetto di più, perché so che possono dare di più. Ossia, se Mancuso fino ad oggi ha fatto 13 gol, e speriamo... Ma allora di puoi dire, perdonami, puoi dire che sono le fasce che spingono meno, ma non puoi dire di Memushai a centrocampo, perché io allora mi domando se hai visto la partita, perché criticare Memushai che dovrebbe fare di più... No, tu ti aspetti da uno che è sempre sul 7 che faccia 9. Mancano 3-4 gol a stagione, che li ha sempre fatti, mancano quei gol. Totò, prima di andare a sentire Fiorillo, scusa, ma se io da un giocatore, perché fa finta di non capire, Klingo, e magari anche qualcuno a casa, se io so di avere un giocatore che mi può dare come rendimento, mettiamo i voti, 8, e oggi mi gioca da 6,5, 7 meno, che significa sempre 6,5, che a scuola ci siamo andati, io mi aspetto che mi dia quel qualcosa in più. Brugman è un giocatore come qualità tecniche, credo che sia esatto. Il giocatore ma più se dotato. Tutto questo discorso me lo fai su Brugman ti do ragione, se lo fai su Mushai no. Allora, su Brugman ti do ragione. Cambiando il sistema di gioco, oppure adesso definiamolo come volete, nuovo aspetto tattico, vengono penalizzati tutti gli esterni, in questo senso Antonucci, Capone, Sottil, Del Sole, è un problema in più per Pillon? Secondo me non lo deve essere. No, intanto volevo inserirmi pure io su questa diatriba Memushai, perché io credo, è vero che Memushai non è lo stesso di 3 anni fa come rendimento, però sicuramente i problemi di Memushai dipendono anche dal resto del centrocampo, nel senso che Memushai, come ha sottolineato lui, non solo ha fatto gli assist, più assi, è quello che ha fatto più passaggi, nel senso quindi è quel giocatore che tocca di più la palla, che porta di più la palla, per cui forse fa più di quello che dovrebbe fare per averlo al meglio. Secondo me il centrocampo dovrebbe essere più equilibrato, e questo mancava anche con Machin, anzi a maggior ragione mancava con Machin, che partecipava poco. È ovvio che Brugman ha quel tipo di gioco, per cui Memushai tra i centrocampisti che abbiamo lì, la speranza è che esca fuori, che so, o Melegoni o Crecco, che crescano, che possano dare un equilibrio diverso a questa squadra anche sul piano pratico, insomma, sotto questo aspetto. Per quanto riguarda... Il vero problema però sono le ali che non segnano. Ma le ali che non segnano le abbiamo eliminate, quindi qual è il problema? Mica tanto, perché Marras no, è rimasto. No, va bene, l'abbiamo eliminato sul piano tattico. Sì, Marras senso, in qualche modo è rimasto. Nel senso che secondo me non deve essere un problema, perché tu l'hai provato, è andato in quel modo. Del resto stiamo parlando di questo problema, io almeno ne sto parlando da 2 mesi e mezzo, perché il problema vero del Pescara era questa
sterilità offensiva in cui se si arriva a tirare Mancuso è un conto, altrimenti non ci arrivi. Adesso con soluzioni diverse, ma dando anche però maggiore... esterni solo Antonucci ha giocato, perché Capone ha avuto l'infortunio. Sì, 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 certo, certo. Sottile però, cambia parecchio poco, sul piano del Sole l'uomo di 5 minuti. Esattamente, comunque. Per quello ti dico che può migliorarlo, perché in organico ci sono situazioni che possono cambiare. Sia per quanto riguarda il centrocampo, perché pure Crecco può essere una risorsa, certo, a centrocampo per dare anche meno responsabilità, sì, soprattutto di agonismo e a Memusciai, ma anche soprattutto per migliorare l'assetto, perché sul fatto che questa squadra con questo 4-3 con due esterni che sia Antonucci, Marras o Capone non riescono a fare un tiro in porta, l'abbiamo visto, quindi questa era una cosa da eliminare. Perché le caratteristiche sono quelle. Adesso tu hai cambiato in questo modo, non parliamo più del mercato perché sarebbe stucchevole parlare sempre del mercato, perché oramai questa è la squadra. Secondo me c'è il modo per farlo migliorare, ma soprattutto sul piano della qualità del gioco. Totò. E questo è il problema che manca a questa squadra, perché a me veramente la prima, io ho parlato di mezz'ora, in linea di massa forse sono stati 20 minuti, però l'atteggiamento, anche il modo di affrontare la partita sul piano della qualità c'è stato, però poi mancava. Pietro? No, chiedevo a Totò e anche a tutti voi, siete d'accordo che Del Sole è molto sottovalutato? Ma molto, ma lo stiamo ripetendo. Secondo me è una grande risorsa, molto sottovalutata. Ma soprattutto perché è quel calciatore che gli può dare quella qualità che manca, anche quella capacità di arrivare al tiro. Eppure i gol. Voglio dire, ma adesso se farà ultimi... non lo so. Però, come l'abbiamo visto, è il giocatore che può dare quella qualità che manca a una squadra che vuole giocare in questo modo. Ma Foggia è entrato subito in partita. Subito. Ma sai, ma anche le altre partite. Allora, anche tutte le partite. È un vero peccato. È l'unico giocatore che ha portato l'allenatore, l'unico. E probabilmente verso questo giocatore, al punto tale da portarlo anche dietro le punte, lui ci ha contato e Del Sole è penalizzato proprio perché secondo me Marras è proprio il giocatore che ha voluto fortemente lui, e ti ripeto, l'unico, perché è stato l'unico. Probabilmente dall'altra parte delle alternative le ha provate con Capone e Antonucci, però, e chiudo, noi potremmo avere anche tatticamente anche giocare con un 4-4-2 con Marras da una parte e Antonucci, o con Del Sole e Capone, le abbiamo le alternative, giocare in mezzo con Brugman e Memusciai, così va forse Memusciai a fare quel lavoro che dicevi tu, Francesco, perché finché fa il lavoro sporco Memusciai corre tantissimo. Io ho detto che non corre. No, scusa, però ho detto che ho negato la settimana scorsa, ho ricordato, perché tra l'altro, scusa, l'avevo letto sulla Gazzetta dello Sport, se non che ne sapevo io, mica vado a vedere le statistiche, che il giocatore con maggior numero di passaggi effettuati. Ho visto la statistica oggi prima di io la settimana scorsa, ma ripeto, tanto che me la andai a rileggere e dico no, meglio così. Quindi io non ho detto, io sto dicendo che secondo me, lo ripete, non lo dico più, può fare ancora di più. Perché sì. Allora, sono le 22:05 ecco minuti. E dobbiamo sentire Fiorillo, però facciamo una cosa, Maurizio, se sei d'accordo. Andiamo in pubblicità e poi sentiamo Fiorillo che sottolinea questo fatto: dobbiamo blindare i playoff. A tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport.
prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Atri, uscita A14, direzione Pineto. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Ore 22:10 minuti, subito la linea Andrea Costantini, sì. Perché è cambiato il risultato a Venezia, per fortuna è cambiato due volte. Andrea. Eh sì, botta e risposta al Penso, al 50° vantaggio del Venezia con Citro, un minuto dopo il pareggio di Palombi, dunque 1-1 tra Venezia e Lecce, a te. 1-1 tra Venezia e Lecce, siamo credo nella fase iniziale del secondo tempo, andiamo a sentire dunque Fiorillo al termine della partita di Foggia. Ma è normale che la vittoria manchi un po' a tutti, no? Vincere è la cosa più bella per noi, però ci sono momenti come questi dove la squadra ha dovuto tirare fuori qualcosa da dentro, e chi conosce un po' la categoria sa che venire a fare un punto a Foggia man mano che andrà avanti il campionato non sarà semplice, non bisogna farsi illudere dalla classifica, perché il girone di ritorno poi cambiano gli allenatori, cambiano gli interpreti e questo rimane sempre un campo difficilissimo. I complimenti vanno a tutta la squadra per come ha lavorato e reagito in settimana. E un grande complimento va a chi oggi è entrato dalla panchina, che è entrato con il piglio giusto, ci ha dato una grande mano, tutti i ragazzi che si sono messi a disposizione per 5, 10, 20 minuti. Dobbiamo solo continuare a lavorare e andare avanti per la nostra strada. Io credo che anche quando la classifica era bellissima noi volevamo e vogliamo blindare i playoff. Sappiamo che ci sono delle rose molto forti e stare sempre lì è un segnale importante, perché anche quando non arrivano magari delle vittorie, rimanere sempre lì vuol dire che questa squadra ha valori importanti. Dunque, Fiorillo sottolinea questo fatto, bisogna blindare i playoff, insomma bisogna cambiare un po' ritmo anche a livello di risultati, no Luca? Sì, è inevitabile, perché il fatto che in una situazione del genere Pescara sia lì
aumenta secondo me il rammarico per quello che poteva essere finora non è stato, perché vedere tante squadre forti che soffrono perché hanno problemi, Verona, Benevento, e non approfittarne fa aumentare il rammarico dei tifosi biancazzurri. Bisogna riprendere a correre. Benevento un po' di problemi che aveva era risolto, perché è stato tutto il giro nell'andato quasi il Verona a Pescara, adesso è, ecco, rivediamo ancora la classifica, perché il credo che Benevento è attualmente al terzo posto con 36 punti, una partita in meno. Lecce, con il risultato attuale di parità, è a 35 con una partita in meno. A un punto c'è lo Spezia, a due punti il Verona. Andrea Costantini ci ha detto che a Verona in giornata si era parlato di Cosmi, ma è stato riconfermato Grosso. Insomma, nel giro di due punti ci si giocano posizioni molto molto importanti, perché sì, è vero, poi playoff, ci sono playoff e playoff. No, che arrivare... poi uscire potrebbe portare delle ripercussioni inaspettate e impensabili in questo momento, ma se fra qualche settimana si dovesse non avvertire il cambio di tendenza, credo che non la prenderebbero bene nella stanza dei Bottoni. Cioè, tu dici si è partiti con un altro obiettivo, non quello della salvezza? No, anche se è stata ventilata questo allora, traguardo. La società non ha mai detto che voleva i playoff, ma secondo me adesso ci crede, e non dico che li pretenda, ma qualcosa di molto simile. Quindi uscire da questa zona nel breve volgere di qualche settimana, secondo me, potrebbe anche creare del malumore pesante nel chi gestisce la situazione. Però secondo me pensare che questa squadra possa o potrebbe rischiare di uscire dalla zona playoff mi sembra quantomeno azzardato, perché se andiamo ad analizzare le ultime partite, quelle dei pochi punti, il pareggio di ieri io lo reputo positivo. Hai preso una batosta, ma al di là della batosta hai perso con il Brescia, che è una squadra in piena ascesa ed è primo in classifica, e se vogliamo l'unica vera partita che ha sbagliato con la Cremonese, perché si diceva la Cremonese è una squadra in salute, forte, una forse la peggiore è stata a Livorno, dove tu non sei, infatti ci arrivavo. Sì. Sono partito da quella in casa, dove bene o male avresti potuto anche vincere, al di là poi come si è svolta la partita, per quella che è la forza della Cremonese e per quello che ha fatto la Cremonese dopo che ha giocato il Pescara. E poi, ecco, diciamo che la partita di Livorno l'hai sbagliata, tra virgolette, comunque giocata meno bene, per come la vedo io, di come hai giocato. Quindi, a Foggia, a parte questa di Foggia, quindi tutto sommato uno o due partite un aspetto positivo, quello del carattere, sono state le prestazioni precedenti che hanno fatto un po' suonare il campanello d'allarme. Tutto. Secondo me sì, perché le due prestazioni, anche perché l'ho già ricordato tre volte, prima di Salerno c'era stato un periodo abbastanza pesante, nel senso che la squadra non riusciva a giocare più o meno ai livelli delle due partite che abbiamo visto con la Cremonese e con Livorno. Quindi in effetti c'è stata questa involuzione della squadra che ha radici abbastanza lontane, secondo me. Ecco, attualmente a che livello stiamo? A mio avviso io lo ritengo positivo la reazione che c'è stata. Io, anche sul piano mentale, scusa Pietro, secondo me la squadra già ha reagito dopo sullo 0-3 col Brescia, abbiamo visto una tenuta mentale notevole, una squadra che ha reagito anche sul 4-1, voglio dire, e a Foggia, come entrare in campo, almeno quella prima mezz'ora in cui ha cercato di fare la partita, quindi non è una squadra impaurita quella che giocava contro il Foggia, che magari poi di fronte all'episodio ha avuto dei problemi, e allora sì, può essere lì il morale ti scende, però sul piano mentale credo che questo sia ancora, come ha detto anche Fiorillo, è una squadra sana sotto quell'aspetto. È anche vero che chi è entrato alla panchina, parlo di Crecco, di Bruno, di Del Sole, hanno dato un notevole contributo, quindi voglio dire, il materiale per migliorarla a mio avviso ci sta, la base ce l'hai. Ovvio, dipende dal lavoro dell'allenatore. Avete l'impressione, e ci auguriamo che sia solo un'impressione, che questa squadra, a parte l'approccio iniziale di ieri, giochi con troppa paura, cioè non affronta l'avversario in maniera, non dico spavalda, ma a viso aperto, si va a giocare la partita per la vittoria in modo tale che si recuperano posizioni, perché come diceva Luca prima, sì, il pareggio a Foggia è utile, però i pareggi
pareggi aiutano poco, sì, solo per Enrico, per Enrico non è tanto la, cioè la voglia, io se ti ricordo per esempio la partita di Verona, tu l'hai persa male dopo averla giocata, ha avuto diverse palle gol, per cui io non credo che sia questa la paura. Il problema è l'equilibrio che questa squadra deve avere, sia fisico che mentale, tattico. Per quelli, mi avviso, la strada c'è, voglio dire, anche perché tutto sommato Pillon questa squadra l'ha tenuta, l'ha gestita bene, nel senso bene, salvo alcune decisioni magari non condivisibili, però nella gestione questa è la squadra sana, per cui io credo che in questo momento c'è questa paura, io non la vedo la squadra, anche ieri tutto sommato è andata in svantaggio, la reazione c'è stata perché insomma non è un caso se hai avuto il rigore, se hai avuto l'occasione all'ultimo secondo con Brugman, quindi io l'occasione anche il Foggia, sì, vorrei vedere che il Foggia non c'ha le occasioni, sono 1-0, poteva fare io non sto parlando di episodi, scusami Riccardo, no. Tu facciamo non capirci con te, io ti sto dicendo la reazione che ho visto è il Pescara, tu adesso che ci sia il Foggia o il Brescia o il Livorno, la reazione c'è stata in un momento delicato della partita. Mi dà l'impressione di una squadra sana che ha dei problemi che però li può risolvere lavorandoci sopra. Avete tutto la stessa qua. Impressione voi, Pietro? Ma io ripeto, c'è il rischio che la reazione sia proprio la reazione e non l'azione. È successo qualcosa prima. Abbiamo perso, diciamo, 5-1 e c'è stata la reazione. Però un conto è la reazione, un conto invece è la condizione mentale frutto di un lavoro. Ben preciso. Scusami Pietro, anche qui diciamo sugli episodi, perché se Monachello fa gol sullo 0-0, allora diventa un discorso diverso, c'è stata l'occasione per andare in vantaggio. Ma che poi voglio dire, dopo è chiaro che c'è la reazione, c'è dopo. No, stiamo parlando dell'atteggiamento. Se tu stai subendo, quindi vale, però se tu vai in vantaggio col Brescia butta dentro la palla a porta vuota praticamente. No, là è una partita diversa, no. 0-0 e l'hai perso 5-1. Ma se Mancuso fa gol, ma che senso ha? I primi 5 minuti no, non è assolutamente la risposta a te, cioè tu esci fuori tema, sto parlando, no. Sì, esci fuori tema, perché un conto è fare il gol dopo 5 minuti e dopo tutto il resto lo dovresti ancora vedere, qui stiamo parlando di una cosa che abbiamo visto, l'atteggiamento mentale, sullo 0-0 fa gol, l'atteggiamento mentale non può dipendere solo dal carattere dell'atleta o solo dai risultati, quindi da una grossa sconfitta. Io ho già detto, lo ripeto per la decima volta, i primi 20 minuti la partita l'ha fatta il Pescara, e allora questo discorso qua sulla tenuta mentale non esiste. Se il Pescara ha provato a fare la partita vuol dire che non aveva paura, non aveva l'ordine mentale, che poi abbia fatto gol, non l'abbia fatto, però io quello che ho visto, io almeno spero che abbiamo visto la stessa partita, io questo ho visto, che poi sono emerse dei problemi che questa squadra ha ancora, ma è troppo evidente perché ci stanno questi problemi. Sto dicendo che questa reazione non è dovuta tanto a un lavoro ma alla sconfitta di Brescia, ai 5 gol. Sto Luca, dicendo un'altra cosa, non Luca credo. Quello che dice Enrico è giusto, è l'atteggiamento che lascia perplessi. Io ribadisco un concetto che ho detto prima: se io voglio andare a Foggia per vincere, voglio cambiare modulo, metto un fantasista, che sia un fantasista dietro le due punte. A prescindere dagli uomini. È l'atteggiamento, è un segnale. Sì, però scusami. È un segnale, Totò, perché se io metto un fantasista per correre dietro a Rio avversario, ti voglio solo dire che questo è fantacalcio. Ti posso fare? È un fantacalcio. Sì, è fantacalcio che tu metti il trequartista e ti là ci sta un lavoro. Altrimenti l'allenatore per che cosa lo pagano? Fammi capire, per fare questo lavoro, non per fare il fantacalcio, ragazzi. No, ma l'atteggiamento che tu dai, il segnale che tu dai alla squadra. Sposti una pedina e ti cambia tutto, ma di chi stai a parlare? Però siete convinti che per andare ai playoff bisogna accelerare, questo sicuramente. Bisogna ottimizzare, non accelerare, bisogna ottimizzare anche la condizione mentale, oltre che l'assetto tattico. Francesco, scusa la testa, con chi non ti trovi d'accordo? No, non è questione di essere d'accordo, l'atteggiamento lo devi cambiare. Cioè, bisogna accelerare come media punti. Sì, come media punti, come modo di stare in campo, come approccio alla partita, come aggressività, un po' come tutto, perché che adesso hai pareggiato a Foggia, stai ancora in corsa. Sì, però adesso che siamo ancora in corsa è vero, ma noi eravamo primi 5-6 giornate fa. Sì, ma infatti quello può scivolare, si può tornare adesso su. nelle prossime 2-3-4 partite serve una sterzata decisa, serve di vedere una squadra
capace di vincere a Crotone, poi se non ci riesci, certo, è un altro discorso, perché ci, certo, può essere l'episodio, ci può, certo, essere la, certo, giocata dell'avversario, che tu stai a vincere 1-0, sei padrone della partita, non riesci a chiuderla e all'ultimo momento, capito? Poi gli episodi non sono devono condizionare, esatto, gli episodi fanno parte dei 90 o i 100 minuti della partita, però poi c'è il modo come tu approcci e come dai vita a questa partita, ma Enrico, boh, mentale, cioè, fisica, tecnica, tattica, atletica, di rabbia, di tutto quello che vogliamo. Qui sta, perché se no uno dice: se a Crotone, certo, non vinciamo, non serve a niente. No, devi vedere che partita fai. Rispondiamo tutti alla stessa domanda. Secondo te doveva vincere il Foggia o vincere il Pescara? Rispondi a questa domanda. Hai visto la partita? Sì, doveva vincere il Foggia o vincere il Pescara? Se dà il rigore vince il Pescara. Quindi meritava, certo, di vincere, sì, il Pescara. Meritava di vincere. Secondo come me, no, dottore? Come no? Per me no, non è questo, per me no. Secondo me, Riccardo, allora abbiamo visto partite differenti. No, per me se, no, tu no, l'hai vista diversamente da me. E io la vedo diversa da tu. Esatto, diversa da me sicuramente. Da te? No, da me sicuramente. Lunedì si gioca a Crotone, un altro campo caldo, un'altra squadra che ha bisogno, come tutte, di fare punti. C'è Stroppa, che di solito fa giocare bene le proprie squadre. Ieri una buona prestazione a Verona, anzi ha sfiorato anche di vincere, ma ormai questo discorso lo faremo ogni settimana, perché può arrivare anche il Padova a Pescara. Il Crotone è cambiato rispetto al girone d'andata, c'è Pettinari che è tornato al gol proprio ieri dopo quasi un anno di astinenza. Che valore diamo a questa partita? Iniziamo da te, Riccardo. È una partita molto importante, perché il Crotone si è ripreso. Sì, ma un valore più per la classifica, più per dare continuità a questi... No, ha un valore per noi, perché andiamo dopo Foggia, che era un campo difficile, andiamo al Crotone, che è un campo difficile. E non lo so, perché io ti dico, onestamente sono preoccupato. Perché esiste un campo... Adesso no, ma non è questione che esiste un campo difficile. Sì, ma non è che ogni cosa che dico io però devi dire... Cioè, no, perché fammi dire qualcosa. È un campo difficile, perché fa caldo. Va bene, oh, un campo così caldo, almeno dico, sì, qualcosa che non dice. Ma fammi dire, cioè, ma ogni cosa che dico non va bene, fammi dire qualcosa. Oh, per una volta che l'ho detto io. Su 10 cose che dico, una posso dire. Hai ragione. Ho capito, ma cazzo, tu puoi dire quello che vuoi. Fammi parlare. Se no, fai tu, me ne vado e parla tu. Io sono tranquillo, Riccardo, perché qui ognuno può dire. Io sono d'accordo con te. E ogni volta il pensiero va rispettato. Che ti innervosisce. Tu, ma che mi innervosisce? Io sono forte e rispetto. Io posso dire 100 quello che voglio, sono padrone di dire quello che voglio. Esatto. A Crotone è un campo difficile, punto, per mille ragioni, anche se fosse è più difficile degli è molto difficile, è molto difficile. Crotone, sì, sono nato a Crotone, c'è mia mamma che è di Crotone e mio zio che è del paese. A vedere una partita del Pescara sei stato mai? Ma tutti i campi del sud sono difficili. Ma tutti i campi del sud. Invece sulla squadra, su Strop, come ha cambiato questo Crotone, la cosa ti senti? No, ti rispondo se mi fai rispondere. Il Crotone è una squadra, scusate, che a livello di organico e a livello di è una squadra che ha una classifica falsa rispetto a quello che è l'aspettativa all'inizio, e ultimamente sta giocando anche abbastanza bene dopo il periodo di crisi, quindi incontriamo una squadra in crescita e incontriamo in un campo difficile una squadra in crescita. La colpa è tua. Guardate, chi ci vede da casa, chi ci vede da casa pensa che state facendo seriamente, che vi state arrabbiando seriamente. No, è così, si stanno arrabbiando veramente, quindi non è una farsa. No, comunque lui non ha risposto alla domanda: qual è il campo che non è difficile? Ma ti ripeto, ma sono tutti i campi difficili. Dai, però se tu vai a Crotone ad incontrare una squadra che deve fare obbligatoriamente punti e che è in crescita, non vai a giocare in un campo dove una squadra è più tranquilla. Interviene Pietro e ti dice: perché può avere problemi più il Crotone del Pescara? Magari. Ma certo, però Totò, ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero. No, ma non sul campo difficile, no, dai, sul sesso del campo difficile. Mi rifiuto, non perché il campo come io non parlo di campo. Ma su Stroppa nessuno mi dice niente, Luca. Stroppa si è dimessa per... No, dai. Che il Crotone sia una squadra che non merita, o perlomeno sulla carta non era costruita se si fa un colpo a Crotone cambiano tante cose, se si perde cambiano tante cose, parliamoci qua, perché è inutile girarci attorno. Se Pescara se perdi a Crotone ricomincia la crisi, i soliti discorsi, se vinci ti rilanci, non è una partita quella là. Tre mesi fa, prima delle vittorie di Salerno col Carpi, non cambia la stagione, però ti dà una spinta in più o una spinta in meno. Voglio dire una cosa solo.
che sicuramente... Quindi alla fine conta solo il risultato. Scusa, posso dire? Il risultato arriva sempre tramite le prestazioni. Bravo, poi, bravo. Credo, Per quello io prima ti ho detto, voglio vedere anche questo. Nel giro d'andata Crotone... questa squadra è stata apprezzata per i risultati, non tanto per il gioco. Esatto, ma se tu fai la prestazione, poi di solito 9 volte su 10 il risultato arriva. Bravo. Ci non può è essere la decima volta e non è certo. Ci può essere la decima volta che il risultato non premia la prestazione. Certo. E quindi a quel punto cosa analizzi? Abbiamo parlato in proiezione futura. Analizzi la prestazione per cercare di capire dove può migliorare la squadra per far sì che arrivi una prestazione positiva e poi un risultato positivo. E quindi analizzi la prestazione per proiettarti nelle partite successive. No, però domanda. Allora, si allena e si fa un lavoro sulla tecnica, si allena e si fa un lavoro sulla tattica, si allena e si fa un lavoro sul fisico, sulla preparazione atletica, non capisco perché c'è una resistenza a fare un lavoro sulla condizione mentale ottimale. Perché chi lo fa? Oh, è proprio questo il problema. Allora, il preparatore atletico c'è, quello dei portieri c'è, il preparatore dei pesi c'è, il tattico c'è, l'allenatore c'è. Esistono anche gli psicologi. Ci stanno tutti, ce ne stanno come tutte. Purtroppo molti giocatori si affidano al mental coach personale e non allo psicologo dello sport. Oppure ci si affida all'allenatore, al carattere dell'allenatore. Quando vediamo la reazione del Pescara, è perché l'allenatore ha trasmesso questo: tignoso, tosto, reattivo. Questo è il carattere dell'allenatore. Ma il lavoro sulla condizione mentale ottimale è un'altra cosa. È stato moscio. No, perché non dipende solo da quello. Però c'è stata sempre la reazione, anche quando si è perso, se non sbaglio, Enrico. Sì, in negativo però. E poi c'è stata forse in eccessiva quantità la reazione forse sbagliata, però la reazione c'è stata in campo. Vabbè, un altro urlo di Riccardo per chiudere. Così... No, io ti ripeto, guarda, mi arrabbio con il saluto. Io ho preferito la squadra che ha preso 5 gol in casa, la squadra di Foggia. Ognuno vede la partita come vuole. Io non mi baso sul risultato. Per me, che poi gli do un bacio a Klingo, perché per una volta che l'ho contraddetto, dopo che l'ha fatto incazzare come una iena, Totò De Leonardis, facciamo un momentino in cabaret. Perché Totò me lo fa innervosire, e per una volta che parlo io se l'è preso con me, ma tanto io dopo con quella faccia da pacioccone bello che io ti voglio bene, dopo io do due bacetti, uno qua e uno là, va bene, siamo in chiusura. Io ho detto zitto, non devi dire niente, mettono a fare innervosire, dimmi Totò. No, voglio dire solo ricordare a giusto per farlo incavolare. Ecco. Che la classifica del Crotone non è bugiarda, attenzione, tu dici che preferisci la partita, giocare la partita di col Brescia piuttosto che quella di Foggia. Stai calmo, io invece ti dico che è meglio comunque affrontare una squadra come il Crotone piuttosto che il Brescia, insomma è diverso, o no? Un'ultima curiosità. Basta. Allora rientra. Posso rispondere? Oggi andrei a giocare a Brescia nel campo del Brescia piuttosto che dalla Crotone. Una curiosità. Io sono rientra pazzo, ma tu ascolti. Gravion. Ci prendete Gravion. Torna disponibile Gravion. Secondo voi chi resta fuori? Scognamiglio, Campagnaro che non ha giocato ieri o Gravion? Il rendimento che ha avuto Scognamiglio da quando quindi, ha giocato. Chi sempre gioca? Deve giocare. Scognamiglio? È Campagnaro. Gravion non gioca. Vabbè, siamo per una partita non gioca Gravion. Dovesse fare male al fegato al ragazzo. No, adesso me lo segno. Dimmi Totò. Tutto penso, non lo so. Cioè, io farei quello. Con tutto il rispetto tutti per Totò, Gravion che veloce che abbiamo molto già bene. Sforato. Io dico Campagnaro Gravion. Uguale. Quindi non gioca Scognamiglio. Dico uguale. Scognamiglio fuori secondo Totò. A meno che non giochi Luca. Secondo me non gioca Gravion, ma io farei giocare tutte e tre. Cambio. Aia, un'altra rivoluzione. Tre centrali. Che non si può giocare a tre. Sì che si può giocare, ma di colpo. Un'idea. Pietro per chiudere si deve lavorare. Lon ama la continuità, quindi tornerà Scognamiglio con Gravion. Quindi Campagnaro in panchina secondo Vitello. Vedremo chi avrà ragione. Lunedì prossimo. Andrea, l'aggiornamento su Venezia Lecce. Intanto avvisiamo che lunedì prossimo ovviamente non saremo da questo studio perché seguiremo la partita da Crotone che inizierà alle ore 21, vero Andrea? Assolutamente sì, diretta a stadio a partire dalle 20:30, collegamento pre-gara, poi alle 21 la partita. Siamo al 74esimo nel posticipo del Penso, sempre 1-1 tra Venezia e Lecce, reti di Citro e Palombi. Due cose prima di chiudere: il Pescara tornerà ad allenare dopo domani, mercoledì, perché la settimana di lavoro scala. Quindi due giorni di riposo. Visto che si giocherà lunedì e poi nel Crotone mancherà Rodien, il centrocampista svedese che è stato espulso a Verona e dunque non ci sarà lunedì prossimo. A te.
Bene, allora siamo proprio in chiusura. Grazie a Pietro Literio, grazie a Luca Pennesi, a Francesco Di Francesco, Totò De Leonardis e Riccardo Clinco. Ringrazio Andrea in regia insieme a Maurizio Dagui. Ringrazio Loris Bennato e Stefano Recanati. Grazie per averci scelto.